Chico Forti è stato accusato di aver sparato, ma non gli è stata mai fatta la prova del guanto di paraffina. Nessuno ha mai cercato o interrogato quel personaggio che la vittima, Dale Pike, aveva incontrato davanti al ristorante dove lo aveva lasciato Forti poco prima che fosse assassinato. Dale Pike è stato trascinato sulla sabbia e seviziato. Perché Forti avrebbe dovuto farlo? Queste sono solo alcune delle domande senza risposta che Roberta Bruzzone si pone costantemente. Da criminologa, da oltre 10 anni, tenta di dimostrare l'innocenza di Chico Forti, l'ex imprenditore di Trento rimasto in carcere negli Stati Uniti per 24 anni. Molte delle prove che hanno portato alla sua condanna all'ergastolo per omicidio sembrano essere infondate. L'arma del delitto mai trovata è una pistola calibro 22 che appartiene sulla carta a Forti. In realtà la pistola è sempre stata nella disponibilità di Thomas Knott, che la scelse in armeria e all'ultimo momento, non avendo con sé il denaro, chiese all'italiano di pagarla con la sua carta di credito. Lo stesso commesso del negozio dove era stata acquistata testimoniò di averla consegnata a Knott. Un'altra prova considerata schiacciante è stata la scheda telefonica trovata accanto al cadavere, dalla quale risultavano alcune chiamate tra la vittima e Forti, ma è facile supporre che sia stata messa ad hoc accanto al cadavere di Pike da qualcuno che sapeva dell'appuntamento in aeroporto tra i due. Chi potrebbe essere stato? I sospetti continuano a gravitare intorno a Thomas Knott, vicino di casa di Forti e amico dei Pike. Che fine ha fatto? Knott non è stato implicato nel processo per omicidio. È stato condannato a 15 anni di carcere per truffa, ma poco dopo la condanna di Chico Forti è stato rilasciato e rimandato in Germania, grazie a un accordo legale i cui dettagli sono tuttora segreti negli archivi della Procura di Miami. Roberta Bruzzone aggiunge che l'accordo di vendita dell'hotel di Tony Pike era falsificato. Era stato redatto e sottoscritto da Anthony Pike sulla carta intestata del suo hotel e non da Enrico Forti. Il figlio, Dale Pike, era perfettamente a conoscenza del fatto che suo padre non era più il proprietario dell'hotel e che l'accordo di vendita proposto a Enrico Forti era falso. Insomma, Enrico Forti era il truffato e non il truffatore. Il movente del delitto, dunque, è inventato e inesistente. Che fine ha fatto il padre della vittima? Tony Pike, che all'epoca sembrava affetto da demenza senile, si è ripreso grazie alle moderne cure ed è deceduto all'età di 85 anni nel 2019, celebrato come una figura iconica di Ibiza. Ha vissuto gli ultimi anni come ospite nel suo hotel fino alla fine. Secondo i sostenitori di Chico Forti, la prova più inconsistente che ha portato alla condanna dell'imprenditore italiano sono i granelli di sabbia trovati nel gancio del traino della sua Jeep, ritenuti dai giudici provenienti dalla spiaggia dove la vittima fu uccisa. Roberta Bruzzone spiega. Nel processo fu chiamato un esperto, il dottor Wanless, che non fu in grado di dire se la sabbia provenisse con certezza dalla spiaggia dove fu rinvenuto il cadavere di Dale Pike. Torniamo al 2000, quando fu condannato. Mentre Chico Forti legge le carte del processo in carcere, si sente ingenuo, disperato e tradito persino dal suo difensore. Quando ti accorgi che persino il tuo avvocato ti ha tradito, ti senti come se la terra ti crollasse sotto i piedi. Ma l'italiano, identificato in cella solo con un numero di matricola anziché col suo nome, dimostra una resilienza incredibile. Non rinuncia alla sua richiesta di giustizia. In Italia, grazie allo zio Gianni Forti, si crea un movimento a suo sostegno che coinvolge personaggi dello spettacolo, della cultura e politici di ogni schieramento. La svolta arriva nel 2023, quando la premier Giorgia Meloni va negli Stati Uniti per incontrare il presidente Biden e sollecitare il suo caso. Da quel momento si può solo chiedere il trasferimento in un carcere italiano. Il 18 maggio scorso Chico Forti è atterrato all'aeroporto di Pratica di Mare con un volo militare. Ha dichiarato: «Ho dovuto dichiararmi colpevole per poter ottenere l'estradizione. È stato doloroso, ma era l'unico modo per pensare a una rinascita, seppur in cella».
Adesso attende la visita dei suoi tre figli, residenti negli Stati Uniti, e nel frattempo cercherà di dimostrare la sua innocenza. «Voglio solo riabbracciare i miei cari, in un abbraccio così caldo da farmi resuscitare».